Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Dimensione Musica, ben ritrovati al microfono Emanuele Barbieri. Continuiamo la nostra passeggiata sul sentiero dell'atmosfera al Monte Cimone. Oggi raggiungeremo la vetta. Ieri siamo partiti da 1880 metri dal Pian del Cavallaro in compagnia di una guida, Stefano Barbieri, guida del sentiero atmosfera, e di Claudia Piacentini dell'ente Parco Emilia Centrale. Lei si occupa di attività didattica e turistica. Raggiungeremo la vetta oggi, andremo a visitare il CNR con il ricercatore Paolo Cristofanelli e l'aeronautica militare, grazie alla gentilezza del tenente colonnello Patrizio Emiliani, che dirige il centro appunto del Cimone. Questo è un sentiero di quasi 200 metri con numerose tabelle che parlano dell'evoluzione del clima e anche dell'impatto delle attività umane sul clima del nostro pianeta. Ma questo è un sentiero anche aperto e nato soprattutto grazie all'implicazione delle scuole, delle scolaresche, e di questo aspetto voglio parlare adesso con Claudia Piacentini. Sono appunto 10 anni che organizziamo nei mesi di maggio e di settembre, l'unico periodo dell'anno in cui si riesce comunque a salire sulla cima del Monte Cimone, delle visite guidate con le scolaresche, dove a volte ci sono dei percorsi informativi nelle classi prima della visita, o più semplicemente o più semplicemente tra virgolette, si arriva ad accompagnarli lungo il sentiero, perché l'importanza del sentiero è sicuramente che porta sulla cima del Monte Cimone, dove ci sono stazioni di ricerca importanti, ma anche da un punto di vista ambientale. Non ci dobbiamo dimenticare che il Monte Cimone è la vetta più alta dell'Appennino settentrionale, con un'apertura di 360 gradi, quindi con un clima, una situazione climatica, vegetazionale particolare, insomma. Quante scolaresche avete accolto negli ultimi 10 anni? È un'idea più o meno? Allora, in media, una media tra le 8 e le 10 classi annue. Non sono tantissime se le pensiamo così, ma se pensiamo che in realtà il tempo di apertura per le scuole del percorso è poco più di 20 giorni, è una buona media, insomma. Da dove arrivano le scuole? Abbiamo avuto importanti, diciamo, arrivi anche dal Parmense, addirittura dalla Puglia, prevalentemente invece quelle locali che possono andare da Bologna, Reggio Emilia, qualcosa dalla Toscana. Come lo promuovete voi Ente Parco, il sentiero dell'atmosfera? Per le scuole, su quelli che sono i cataloghi scolastici, le nostre proposte didattiche, che appunto possono essere trovate sul nostro sito. Per quello che riguarda invece i gruppi, tipo le attività estive, sul nostro catalogo delle iniziative estive, Vivi Parchi, sul nostro sito e con locandine che, diciamo, esponiamo presso tutti i punti informativi turistici del territorio montano. Lancia l'invito per venire a visitare il sentiero dell'atmosfera. Beh, un paio di scarponi, una maglietta, una crema solare, un cappellino e via. Mentre parlavamo con Claudia Piacentini dell'Ente Parco Emilia Centrale sulle attività svolte congiuntamente con le scuole del territorio, ma non solo del nostro territorio, il gruppo guidato da Stefano Barbieri ha cominciato la marcia in direzione della vetta del Cimone, che ricordo essere la più alta vetta dell'Appennino settentrionale, con i suoi 2165 metri. Noi li abbiamo raggiunti alla prima tappa, che è un pannello di fatto che presenta tutti i pannelli successivi che appunto scandiranno la marcia d'approccio alla vetta. E nel folto gruppo abbiamo incontrato anche due adolescenti ai quali abbiamo chiesto come vi stavano vivendo l'inizio di questa passeggiata. Ora sono con Sara e Alessandro. fratelli e sorelle, Sì. immagino. Da dove venite? Tra Mocogna. Non venite da tanto lontano. Perché siete venuti qui sul sentiero dell'atmosfera? Per andare a fare un giro sul Cimone, che è sempre bello da Una bella passeggiata e ero un giro. Dunque, Cimone prima di tutto, la cima del Cimone. Esatto, sì. Ci eravate già venuti? Sì, eravamo venuti a sciare, poi eravamo già venuti anche a piedi. Il 5 agosto. Il tema dell'atmosfera vi interessa o? Sì, anche. Sì? Anche per quello, per la passeggiata. Dite un po', le spiegazioni della guida sono comprensibili? Sì, è molto carina, molto brava. Molto Mi brava. piace. Buona passeggiata allora. Grazie Grazie. mille. Salutiamo allora Sara e Alessandro e continuiamo anche noi la nostra passeggiata fino alla vetta del Cimone, fino all'osservatorio climatico del CNR Ottavio Vittori, dove incontreremo
ve l'ho già promesso nella prima puntata, Paolo Cristofanelli, un ricercatore. Poi visiteremo anche il CAMI, il Centro dell'Aeronautica Militare, dove saremo accolti dal suo direttore, il tenente colonnello Patrizio Emiliani. Per vivere tutto questo ci ritroviamo domani sulle frequenze di Radio Dimensione Musica alle 7.15 e alle 11.45. Prima di salutarvi vi ricordo che il Sentiero dell'Atmosfera e l'Osservatorio Climatico del CNR sulla vetta del Cimone sono visitabili gratuitamente con una guida tutti i mercoledì dal 15 luglio al 31 agosto. Ritrovo a Piancavallaro alle ore 9.30. Piancavallaro è raggiungibile a piedi, ma anche con la funivia che parte dal Passo del Lupo. Da Emanuele Barbieri è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, a domani appunto per andare a visitare l'Osservatorio Climatico del CNR Ottavio Vittori.